leggende metropolitane, luoghi e misteri ad essi collegati. Sotto gentile concessione degli amministratori del sito Storie Inspiegabili, che trovate in descrizione in questo video, mi accingo a raccontarvi questa storia. Buon ascolto. Ogni castello nasconde un segreto o ha una leggenda legata ad un fantasma che lo infesta. Ed è così anche per il castello che visitiamo oggi a Poppi, vicino ad Arezzo. Si dice che nella Torre del Maniero si aggirerebbe ancora lo spettro di Matelda, la vedova nera dei Conti Guidi. La torre del castello di Conti Guidi di Poppi, di cui si hanno tracce dal 1191 nella provincia di Arezzo, nasconderebbe il fantasma di Matelda, moglie del signore della città di Poppi. Vissuta nel lontano 1200, la leggenda vuole che la bellissima donna, seppur sposata, a causa della troppa solitudine, intrecciò numerose relazioni fedifraghe. Il marito era un uomo crudele, conosciuto per le tremende punizioni che amava infliggere ai suoi nemici, per cui Matelda escogitò un sistema per eliminare ogni traccia dei suoi tradimenti. Si diceva che uccidesse i propri amanti dopo una notte d'amore. Le troppe sparizioni nella zona però iniziarono a destare più di un sospetto e le voci che con le sparizioni c'entrasse la castellana divennero sempre più insistenti. E all'ennesimo giovane che non fece più ritorno a casa, gli abitanti di Poppi assaltarono in gran numero il castello, catturarono la donna e, portata nella torre del castello, la murarono viva, torre che poi fu rinominata Torre dei Diavoli. In quel modo finirono i giorni della bella Matelda, additata da tutti come una terribile vedova nera, ma questa punizione non le impedì di ritornare sotto forma di spettro. Secondo molti, Matelda, o meglio la sua anima, non ha ancora trovato pace e vaga ancora nei corridoi e le stanze del suo castello. Sono in molti nella zona ad affermare di averla vista affacciarsi la notte da una finestra del castello di Poppi, vestita di bianco e con un viso ancora bellissimo. Ma c'è anche chi si spinge oltre ed afferma che anche di giorno, visitando il museo, qualche volta capiti di ascoltare una voce flebile e provocante, oppure percepire soffi sul collo che provocano brividi di freddo e di piacere. Che Matelda sia ancora sopraffatta dalla solitudine, sia alla ricerca di un bel giovanotto da invitare a trascorrere del tempo con lei, la donna più bella del Casentino? Ma quella di Matelda non è l'unica storia misteriosa del castello di Poppi. C'è anche il menestrello Grifo. Grifo era un giovane menestrello, bravo, ma molto pauroso. E il conte Guidi si divertiva a prenderlo in giro e a spaventarlo con le sue terrificanti storie. Una notte, impressionato dai racconti del conte, il povero Grifo vide la statua di Simone da Battifolle che si muoveva e, spaventato a morte, aveva raccontato la vicenda al conte. E quest'ultimo, per prendersi burla del menestrello, organizzò uno scherzo con dei suoi cugini, Oberto e Bandino. Oberto si travestì da Simone di Battifolle e con la sua armatura pesante entrò nella stanza di Grifo, che dalla paura cadde a terra morto. Il conte si sentì in colpa per l'accaduto e ordinò un solenne funerale. Qualche giorno dopo, il giovane fu visto girare intorno al sepolcro con il lenzuolo. Grifo era ancora vivo e da allora fu soprannominato Morto Resuscitato. La storia di Matelda, la bella signora del castello di Poppi, è la più conosciuta, quella di Grifo, un po' meno.